alza bandiera. Ora prosegue con la lettura dei caduti al monumento di Taleggio, al quale risponderemo tutti presenti. A termine verrà deposta la corona dall'oro e suonerà il silenzio. Quello che mi raccomando, i telefoni spenti, che sono due momenti importanti oggi: rispondere presente e essere in silenzio al suono del silenzio. Grazie. Tutti attenti. Rota Giuseppe. Presente. Arnoldi Giuseppe. Presente. Pesenti Angelo. Presente. Personeni Adolfo. Presente. Personeni Battista. Presente. Offredi Zefiro. Presente. Arrigoni Carlo. Presente. Arnoldi Carlo. Presente. Arnoldi Angelo. Presente. Arrigoni Gaspare. Presente. Arnoldi Carlo. Presente. Offredi Manfredo. Presente. Arnoldi Ferdinando. Presente. Arnoldi Costante. Presente. Offredi Battista. Presente. Carminati Luigi. Presente. Arrigoni Giovanni. Presente. Antonio Arnoldi. Presente. Arnoldi Matteo. Presente. Arrigoni Carlo. Presente. Offredi Angelo. Presente. Offredi Giacomo. Presente. Pesenti Matteo. Presente. Traina Giuseppe. Presente. Tesserato Paolo. Presente. Arnoldi Angelo. Presente. Arnoldi Carlo. Presente. Arnoldi Giovanni. Presente. Arnoldi Natale. Presente. Arrigoni Carlo. Presente. Arrigoni Mario. Presente. Offredi Carlo. Presente. Adesso prendi la corona.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento di forte presa coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo, che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono la catena di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà e giustizia. Ripetiamo: proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra Italia, perché è fedele nella sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodiscano i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorre efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature di Dio Creatore e Padre. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per il Presidente della Repubblica Mattarella, perché è illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto alla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e libertà comuni e di rappresentante dell'unità nazionale. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità ai cittadini, perché siano sempre attenti ai bisognosi e promuovano con onesta saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti in difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. E nella preghiera del Padre nostro mettiamo la richiesta di pace nel mondo, nelle nostre case, nei nostri cuori. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda adesso la luce per te, riposi in pace. Amen. Cari concittadini, come da tradizione, ogni anno il 4 novembre viene celebrata la festa delle forze armate allo scopo di ricordare il sacrificio di quasi 700.000 giovani soldati morti per difendere la nostra patria nel primo conflitto mondiale. Innanzitutto rivolgo un saluto ai rappresentanti dei combattenti, alle associazioni d'arma, alle autorità militari, religiose e civili. È doveroso in questa giornata riflettere sul senso della guerra e onorare i nostri caduti innanzi al loro monumento. La commemorazione del 4 novembre ci aiuta a non dimenticare, a ricordare le persone che hanno dato la vita per la nostra patria.
a ricordare chi ha sofferto e chi è morto al fronte, ma anche le famiglie, le mogli e le madri di quei giovani soldati. Ci ritroviamo, pertanto, ancora oggi in una giornata di memoria e cordoglio per l'estremo sacrificio dei giovani e giovanissimi uomini che diedero la vita per gli ideali di patria, di libertà, di uguaglianza, democrazia. Per senso del dovere, una giornata di orgoglio nazionale per il Paese, ma quest'anno, più che mai, questo momento non può risolversi nel mero ricordo. Non può esserlo, avendo in corso una guerra così drammatica e così vicina. Il nostro pensiero va alle vittime della guerra tra Russia e Ucraina, vittime civili, donne e bambini. Sicuramente nel nostro piccolo possiamo portarci avanti, offrendo uno sguardo al futuro. Possiamo studiare la storia, studiare quello che succede oggi, per non commettere un domani gli stessi errori che vengono ora commessi. Per concludere, ringrazio a nome dell'intera amministrazione comunale i rappresentanti delle forze dell'ordine per averci onorato della vostra presenza, sia per l'impegno che quotidianamente profondete nell'adempimento del dovere, e tutti i cittadini che hanno partecipato a questa cerimonia. Viva l'Italia, viva le Forze Armate, viva la Repubblica e viva Taleggio!